Ciao ragazzi, benvenuti, nuovo video tutto tech. Altre novità vengono fuori dall'evento che è appena passato il settembre scorso. Di che cosa stiamo parlando? Beh, prima di capire di che cosa stiamo parlando, vi invito ad iscrivervi al canale, lasciare un bel mi piace e attivare la campanella, così da essere avvertiti ogni qualvolta caricheremo un nuovo video. Ma prima di questo, e prima di guardare che prodotti Amazon ci proporrà probabilmente per l'anno 2022, guardate la nostra sigla! Partiamo subito dicendo che un po' mi mangio le mani, poi bisognerà capire nel dettaglio le caratteristiche tecniche di questo prodotto che sto per presentarvi. Stiamo parlando di un smart thermostat, un termostato smart semplicemente, diciamolo all'italiana, troppi inglesismi non mi piacciono. Quindi che cosa fa? La forma è molto similare al Tado, termostato che vi avevamo presentato precedentemente perché sono felice possessore di questo prodotto e se andate a vedere nei video scorsi trovate il video dedicato sia dell'unboxing sia dell'installazione completa con anche il fissaggio al muro, il cablaggio eccetera eccetera. Come nostra consuetudine entriamo molto nello specifico. Quindi tornando al prodotto che ci sta proponendo Amazon, la forma è quella, il colore è quello, un bel bianco. A vederlo così sembra un quadretto appeso a un muro, dopodiché si attiverà lo schermo e dà la possibilità di alzare e abbassare le temperature e vedere la temperatura attuale e quella impostata. Come tutti i termostati smart ormai hanno la consuetudine di farci risparmiare sulla bolletta del gas, questo è quello che viene dichiarato da tutte le case, grazie al fatto che abbiamo la possibilità di fare una programmazione settimanale naturalmente, impostarlo in manuale, quindi se per caso adesso sta arrivando il freddo, qualcuno volesse lasciare che il riscaldamento vada tutto il giorno, c'è possibilità tranquillamente di farlo. Il prezzo del termostato è di 59 euro, quindi partiamo da una situazione di base. Dopodiché Amazon ha pensato bene di fare anche dei bundle. Con Echo Show di quarta generazione si va a $99,99 e con Echo Show 5 di seconda generazione $129,99. Naturalmente bisogna sempre stare attenti poi alla compatibilità del termostato, perché prima di poter acquistare un termostato, questo qualsiasi è, di solito Amazon mette un link sul quale cliccare e andare a vedere la compatibilità di questo prodotto con la caldaia di casa vostra. Ma adesso spostiamoci nel mondo Amazon Child per i bambini. Stiamo parlando di Amazon Glow. Che cos'è Amazon Glow? È semplicemente uno schermo da 19 pollici interattivo con una telecamera per poter fare le videochiamate, quindi se il bambino vuole chiamare magari i nonni, i genitori, può tranquillamente farlo, e touch, e in più ha un'app dedicata per poterlo far giocare e giocare ed imparare. E sì, perché verrà proiettato sul tavolo un gioco direttamente dalla telecamera, dal proiettore che è installato in questo schermo, e darà la possibilità di essere interattivo con quel gioco, quindi magari tramite domande sulle lettere piuttosto che sui numeri o semplicemente sui colori. Insomma, tutte le varie fasi di apprendimento hanno dei giochi dedicati e questo può essere utilizzato direttamente mentre si sta facendo la videochiamata con i nonni, con i genitori o con qualsiasi altra persona. Prezzo Amazon sul mercato americano $249,99. Tanto, poco, e questo non c'è ancora dato saperlo. Non c'è dato saperlo semplicemente perché sì, sono informazioni che vi sto dando, che ho trovato su internet, ma all'atto pratico bisognerebbe vedere come interagisce realmente. Addirittura in una delle tante presentazioni fa vedere il bambino che ha ritagliato due omini che ha disegnato, li appoggia sul piano di lavoro, la telecamera li recepisce, li scannerizza e li proietta direttamente, quindi il cartaceo viene eliminato e avrà tutto quanto in maniera virtuale. Questo è un bene e un male? Ci sono varie scuole di pensiero. Diciamo che noi abbracciamo molto la tecnologia, naturalmente facciamo video su questo, però diciamo che il cartaceo ti dà ancora quella sensazione di tatto, di qualcosa di caldo, quindi unire i due mondi è l'ideale. Ma queste sono considerazioni che poi ogni genitore fa a sé. In più questo prodotto vanta una collaborazione con Disney, Mattel e Nickelodeon. Quindi abbiamo un mondo dedicato sicuramente ai bambini. Per il prodotto che vi sto per presentare vi vorrei prima raccontare un aneddoto. Ogni tanto io e mio fratello ci mettiamo a fantasticare su che cosa potrebbero inventare e come ampliare le funzionalità di alcuni prodotti. Eravamo in cucina per bere un caffè, ad un certo punto gli dico:
Beh, Marco, tu prova a immaginare un frigorifero che, sì, ti controlla cosa c'è nel frigo, magari ti stila anche la lista della spesa, ma sarebbe bello se capisse cosa manca, magari controlla anche la data di scadenza e ti avverte che c'è da acquistare quel prodotto e tu magari tramite un comando vocale, quindi un consenso, gli dai l'ok perché ti vengano inviati quei prodotti direttamente a casa. Beh, neanche a dirlo che andiamo a leggere che c'è una grossa novità. Amazon sta lavorando su un frigo che fa queste cose. E sì, stiamo parlando di un frigorifero smart. Controllerà naturalmente che cosa c'è in frigo, che cosa manca e le date di scadenza. Nome del prodotto? Project Pulse. Ma Amazon non si ferma a questo. Addirittura si pensa che verrà installato all'interno il nostro dispositivo vocale, ma non solo, andrà a controllare quali ricette sono idonee per poter far fuori tutte le cose che avete in scadenza nel vostro frigo. Cioè, a questo punto andiamo a togliere un'altra incombenza a chiunque cucini, perché non si sa mai cosa fare la sera. Quindi provate a immaginare, voi avete qualcosa che sta andando in scadenza, due o tre prodotti, e lui va a cercare in un database che magari si collegherà ad una skill esterna e può andare a verificare se quei prodotti sono all'interno di quella ricetta e proporverla. Il prodotto sì è Amazon, ma naturalmente Amazon, come tanti altri prodotti, si appoggerà a società terze. È da circa 2 anni che sta lavorando a questo frigorifero, si è posta l'obiettivo di entrare sempre di più nelle case di noi consumatori e renderci la vita molto più semplice. Basti pensare al frigorifero che vi ho appena presentato, piuttosto che ad Astro, il robottino che fa videosorveglianza o comunque intrattiene gli ospiti, intrattiene anche i bambini. Quindi Amazon si è posta l'obiettivo di entrare nelle nostre case e renderci la vita molto più semplice con tutti questi prodotti che ci danno la possibilità di snellire il tempo dedicato magari al cucinare piuttosto che a controllare casa nostra o fare tante altre cose. Bene ragazzi, questi erano altri prodotti che Amazon ci proporrà e saranno, spero, in vendita nel 2022. Per il frigorifero sinceramente non so quando, anche se Amazon dichiara che ha le idee ben chiare anche quando far uscire quel prodotto. Quindi, in attesa di tutto questo mondo di prodotti che arriveranno, ci vediamo al prossimo video. Ciao!